Cerchiamo di fare due o tre domande, quindi è una mamma e una bellissima bambina. Come ti chiami? Jade. Che bel nome, lei signora? Jo. Quindi buonasera, cosa pensate di questo evento di oggi? Bello, molto divertente secondo me, cioè molto diverso non, anche per le mamme e per le bambine, non solo per le mamme e non solo per i bambini, proprio una cosa che si diverte in entrambe, secondo me è bello. Lei come ama vestire la sua bambina? Ma le si veste lei? Si veste da sola, sì. Quanti anni hai? 8 e mezzo. Una vera modella già. Quindi scegli te i tuoi vestiti? Sì, scelgo io. Poi io metto i vestiti abbinati, se scelgo qualcosa di viola metto, cerco di stare sullo stesso colore. Wow, ah però, cosa pensa il signor della collezione presentata? Molto carino, molto molto bello, è anche molto colorato, che a me piace, non è il solito nero, beige, un po' triste, cioè molto colorato, ma anche quello delle donne è molto, cioè tanto fucsia, vedo, marrone, scuro, bronzo, anche le bambine è molto divertente con i disegni a fiore, molto, è vivace secondo me, è carino, molto bello. Ti sei divertita? Sì, mi sono molto divertita. All'inizio ero un po' timida, ma dopo... Hai fatto un po' gli amici là. Ho fatto tutti gli amici e... Ci racconti cosa hai fatto, cosa hai fatto? Allora, prima di tutto mi hanno chiesto se volevo truccarmi, ho detto no grazie, però dopo abbiamo fatto tipo delle magie, giochi, cose, oggetti, biscotti disegnati, tante tante cose. Bene, quindi allora ti lasciamo divertirti con gli altri, grazie mille. Grazie. Grazie. Quando appettine finisce, succhiate il pentolino, mettiamo il sale magico, l'olio magico, adesso il fuoco, ma gridiamo a grande voce, fuoco, di più, di più, di più, di più, di più, di più, se no suona l'allarme anticipato. Non ci posso vedere, va? Sì, dominata sei molto fuori. Patatine! Un applauso, bravi! Complimenti! E adesso queste le mangerò io o tu? No! Chi ha detto di no? Io! Voi le volete? Sì, avete ragione, via. Avete durato il sacco. Nella playlist della McCartney i bambini sono celebrati, diciamo. Ci racconti un po' quello che succede? Perfetto, oggi presentiamo per la prima volta ufficialmente la collezione Bambino, che è stata lanciata il 3 di novembre. È una collezione speciale che fa parte del mondo Stella, voluta assolutamente da Stella. In arrivo il quarto figlio, per cui ha pensato a qualcosa proprio assolutamente per i bambini. Tutte le caratteristiche del mondo Stella McCartney, cotone organico, una lavorazione che rispetta completamente l'ambiente, la novità, tutto assolutamente lavabile in lavatrice, per cui comodo per le mamme, con una fascia di prezzo decisamente interessante. Una novità che i clienti speriamo apprezzino. Assolutamente. Qual è un po' il mood della collezione, della collezione bambino, diciamo? Allora, sicuramente un tuffo nel colore. Molti capi anche unisex, per cui la praticità di poter vestire i bambini in un lifestyle assolutamente per la vita di tutti i giorni. Non è una collezione costruita, per cui non vedrete mai un bambino in papillon o una bambina con l'abito svolazzante, ma proprio da vivere, per giocare e divertirsi. Per cui tutto quello che è il mondo dei fiori, dei colori, degli animali, il divertimento proprio per i bimbi. Immagino con uno sguardo anche all'ecologia e all'ambiente. Assolutamente sì, come li dicevo prima, i nostri cotoni sono tutti organici, c'è un pieno rispetto di tutte quelle che sono, che è la natura, che è fondamentalmente quello che contraddistingue Stella da sempre. Ora, mentre stiamo parlando, giù ci sono alcuni bambini che si stanno divertendo, quindi dopo vedremo le immagini, ci racconti un po' come è nato questo evento proprio di oggi. Perfetto, allora innanzitutto, come sapete bene, oltre ad essere ecologista, Stella è sempre innamorata del mondo della charity. Di conseguenza abbiamo voluto creare un evento che fosse un evento charity, per cui cerchiamo di sostenere con questo evento un'associazione. Allo stesso tempo vogliamo far divertire i bambini con Fatalice che è giù
e che si sta divertendo a farli giocare, colorare, dipingerli, proprio per coinvolgerli nel nostro mondo di divertimento. Grazie. Di nulla. Sul viso, una volta la principessa, posso? Ci viene, amore. Faccio da principessa. Allora, ti piace il rosa? Ragazze, vado a farti un giro. Sara, Sara.